Amici e amiche, sono Massimo Gallo. Sono lieto di presentarvi la prima di una serie di puntate dedicate a Barzelletta, questo mondo che ci fa ridere, ci tira su di morale, ma a volte ci lascia anche un po' freddini. In ogni puntata avremo un momento dedicato alla sua storia, all'interpretazione e le categorie sociali a cui si rivolge. L'intervento di amici che vogliono passare un momento di larità con noi sono ben invitati e accettati. Cos'è la barzelletta? Sul vocabolario noi troviamo scritto breve e rapida canzone, a ballo popolare, oppure storiella spiritosa e divertente. La barzelletta è un momento di vita quotidiana vissuta da chiunque. Può essere trasformato in una situazione ridicola e normalmente questo cambiamento avviene alla fine del racconto con un effetto sorpresa. Ma la barzelletta ha una sua storia. La più antica raccolta di barzellette giunta fino a noi risale ben 1500 anni fa. Questa raccolta in greco, philogelos, che significa amante della risata, è composta da 265 storielline. Queste storielline sono più che altro delle freddure, avremo occasione di parlare anche di che cos'è una freddura. Sono poche quelle che veramente provocano ilarità, ma è anche difficile capirle, anche perché erano legate, come dicevamo, a momenti di vita e che chiaramente quei tempi erano ben diversi degli attuali. La più antica barzelletta del mondo, secondo i ricercatori dell'Università di Wolverhampton in Inghilterra, risale al 1900 avanti Cristo, di origine sumera, e faceva così. Sapete una cosa che non accade da tempo immemore? Che una giovane donna non scorreggi in grembo al marito. L'interpretazione. La barzelletta è praticamente un piccolo saggio di teatralità, di recitazione per ognuno di noi. Alcune persone, quando gli si chiede di raccontarne uno, subito si tirano indietro. No, per carità, non so come raccontarla, non so raccontarla. Oppure, come estrema difesa, non me la ricordo, fai tu. Ora ve ne racconto una in due momenti differenti. La prima volta la storiellina è articolata senza coinvolgimento emotivo. Siamo nel Far West. Il saloon, all'interno, diversi cowboy. Giocano a carte, un pianista che suona. Entra il cowboy, tutto vestito di nero, cappello abbassato sulla fronte. Il saloon viene invaso da un silenzio irreale. Persino il pianista si ferma. L'uomo nero si ferma al bancone, ordina una birra. Il barista riempie il boccale. Lo lancia sul bancone, il cowboy lo blocca, sta per portarlo alla bocca, quando una scimmietta si appoggia al bordo del boccale e si sciacqua le balle della birra e scappa, così per un paio di volte, ma mi fermo qui. Ora la ripeto vivendola e teatralizzandola un pochino, fino alla battuta finale. Siamo nel Far West. Il saloon, all'interno, diversi cowboy giocano a carte. Uè, te, tri, qua, si, scopa, fu. Non erano cowboy milanesi, eh. Uè, due, tre, te, pa, fu, fu, via, scopa. Un pianista suona. Entra il cowboy tutto vestito di nero. Clink, clink. Cappello abbassato sulla fronte. Il saloon viene invaso
da un silenzio irreale. Persino il pianista. L'uomo nero si ferma al bancone e: barman, una birra. Allora barista lancia il boccale sul bancone. Il cowboy lo blocca. Sta per bere quando a un certo punto, da un punto del... ma improvvisamente, fum, arriva una scimmietta, si appoggia sul bordo della birra, si sciacqua le palle. E l'uomo nero rimane lì, rimane lì. Si guarda, prende la pistola e comincia. Si guarda in giro. Barman, un'altra birra. Va bene, va bene. Sta per bere la scimmietta con una velocità incredibile. L'uomo nero comincia a diventare cattivo. I cowboy si mettono sotto i tavoli. Il barista comincia a tremare. L'uomo nero si tira ancora più giù il cappello e si avvicina al pianista. Tring, 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 tring. Ehi, tu, pianista. Sì, la conosci la scimmietta che si lava le balle nella birra? Ma forse se me la fischietta io potrei anche suonarla. Mi fermo qui. Ora la ripeto. La ripeto? No, basta così, va bene così. Vi aspetto alla prossima puntata di Ridiamoci Su. Ciao amici!